In un video precedente ti ho parlato di come renderti conto se hai un problema di comportamento alimentare o se sei ossessionato dal cibo. Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi vorrei darti degli utili consigli su come poter risolvere questo tipo di problema. Nel caso in cui ti fossi reso conto invece che non soffri di alcun disturbo, questi consigli potranno esserti utili per far sì che tu non debba mai cadere nella trappola del cibo. È evidente come il cibo spazzatura, quello che dovresti evitare, si trovi sempre a portata di mano e quindi evitarlo può non essere facile. Per prima cosa fai una lista dei pro e dei contro di certi cibi. Ad esempio, il cibo X fa aumentare il colesterolo, quindi se lo eviti aumenterà meno. Oppure, se decidi di evitare i dolci, ad esempio, non potrai andare a mangiare il gelato con la tua famiglia o dovrai dare spiegazioni sulle tue scelte alimentari, magari quando andrai ad un compleanno e rifiuterai una torta. Come detto, quindi valuta attentamente i pro e i contro, anche facendo una lista scritta, così potrai vedere più chiaramente la situazione e prendere una decisione veramente consapevole, così da avere la giusta motivazione e mantenerla nel tempo. Ricorda che non tutti i cibi spazzatura sono uguali. Se ci pensi con attenzione ti renderai conto che non tutti i cibi ti scatenano la stessa reazione. Ci sono infatti degli alimenti che innescono il desiderio compulsivo di assunzione. Fai una lista scritta di questi alimenti, poiché questi sono quelli che devi assolutamente evitare. Qui devi davvero imparare a dire no. Mangi spesso fuori casa? Questo può renderti difficile mantenere un'alimentazione sana. Fai una lista, sì, un'altra, dei posti vicino a casa tua o al tuo posto di lavoro che hanno nel menù cibi salutari appetibili e cerca di recarti soltanto in questi posti. Lo stesso se esci con amici. Cerca di essere tu a proporre dei locali dove sai che potrai non trovare i cibi che ti innescono le reazioni compulsive e trovare invece cibi salutari che ti piacciono. Cedere a questi comportamenti può averti portato ad essere un po' in sovrappeso. Non è ora però il momento giusto per metterti a dieta. Aspetta 2 o 3 mesi e poi recati da un nutrizionista che ti saprà indicare i cibi più adatti a te, creandoti una dieta su misura e consigliandoti anche dove recarti per fare del sano esercizio fisico. Uscire dalla dipendenza da cibo già di per sé non è una cosa facile. Non puoi pertanto aggiungere anche lo stress di una dieta. Rischi un fallimento che si rifletta su tutto il tuo comportamento, vanificando il cammino che hai faticosamente intrapreso. Parla del tuo proposito e del tuo problema con qualcuno di fidato, qualcuno su cui sai di poter contare. Questo farà sì che ti sentirai impegnato anche moralmente verso quella persona a rispettare la parola data e quindi ti sarà più facile non cadere in tentazione e dire no al momento giusto. Tieni presente che l'industria del cibo, o almeno certa industria del cibo, non si preoccupa tanto della tua salute quanto delle sue vendite e quindi finirai per essere, come tutti, bombardato da messaggi, immagini e pubblicità che ti spingono verso certi tipi di cibo. Regolare il tuo consumo di media, inclusi certi tipi di programmi televisivi, farà sì che tu sia meno esposto a messaggi che la grande industria ti invia e ai suoi condizionamenti. Riduci o elimina del tutto l'alcol e possibilmente anche il caffè. Questo ti può sembrare strano, ma ha una sua ragione. L'alcol, diminuendo i freni inibitori, renderà più difficile il mantenerti fermo sulla tua decisione. Il caffè, invece, contenendo caffeina, potrebbe aumentare il tuo stato d'ansia, soprattutto se ne bevi troppo, e potresti cercare poi di calmarti ricorrendo a cibi consolatori, che è quello che vogliamo evitare. Come ultimo consiglio, pratica la mindfulness. Oltre a migliorare la tua vita in generale e il tuo stato d'animo in particolare, ti permetterà di essere più consapevole delle tue scelte, di ciò che sei e di ciò di cui hai realmente bisogno e voglia. Questo percorso non sarà però sempre facile. Potrebbero comparire dei sintomi d'astinenza come un po' di ansia, irritabilità o simili. La comparsa di questi sintomi può essere una delle parti più difficili del cammino verso l'uscita dalla dipendenza e l'assunzione di sani comportamenti alimentari. Non lasciarti scoraggiare. Il percorso è difficile, ma devi sapere che puoi farcela. I risultati non tarderanno ad arrivare e i lati negativi saranno solo un brutto ricordo.
Ciao, a presto.